this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota e nel mio salottino. Oggi una bellissima auto americana. È un 5 litri V8, meravigliosamente aspirato, che suona da Dio. Diciamo che questa è una delle caratteristiche più belle che ha questa macchina. L'abbiamo portata su strada insieme all'aiuto tecnico di Marco Della Monica e tra una curva e l'altra ci siamo chiesti se poi effettivamente avessimo voluto comprare quest'auto qui. La risposta è all'interno del video, quindi mi raccomando, guardatelo tutto e poi fammi sapere anche tu cosa ne pensi. È una macchina che compreresti? Secondo te 45.000 euro sono soldi buttati oppure Mustang finalmente è riuscita a fare un prodotto di livello? Questo video è sponsorizzato da Carfax, che vedremo più in là, e vi darò un consiglio utilissimo su cosa fare quando bisogna comprare macchine dall'estero o quando le macchine dall'estero vengono importate in Italia, perché molto spesso ci sono dei total loss, che sono dei danni totali all'auto che viene poi importata, distrutta in Italia, viene riparata e viene venduta. Attenzione a questo e attenzione a cosa vi racconto più avanti nel video, proprio che riguarda questa cosa qui. Vediamola un po' effervescente, questa macchina mi sorprende perché tutto sommato la sento abbastanza coesa, cioè tutti i comparti rispondono alla chiamata, iniziando dallo sterzo che veramente rispetto noi europei, noi italiani, noi europei siamo innamorati dei cremagliera belli rapidi. Bene, in questa versione lo trovo migliorato in maniera stellare rispetto alle Mustang precedenti. Parte. Saluto, ciao. La cosa interessante di questa, Matteo, è che con la sesta generazione, sta uscendo la settima, la Mustang si è voluta avvicinare idealmente alla cultura europea. Mi dà fiducia nell'inserimento curva. McPherson e multilink a 5 braccia dietro, cioè questa versione è di fatto la versione che cambia completamente il passo tra le varie generazioni di Mustang. E si sente, si vede nell'incedere. Esatto, nell'incedere. Mi piace questo termine, è bella nell'incedere. Ti seguivo in autostrada, la guardavo nelle curve ed era coerente, quindi la cosa mi piaceva. Io, con tutti i difetti che vuoi, se ci sono, eccetera, quello che adoro è il vuoto. Cioè, tu non la compreresti questa? No. No. No, Marco. Io non comprerei le muscle car. Però non ti nascondo che emozionano. Io ogni volta che salgo a bordo in un modo o nell'altro poi ci ripenso, rimango colpito. Credo che sia un fattore di cultura. Il pony è talmente dentro la cultura americana che uno si deve pure approcciare anche con un certo rispetto, no? Stiamo guidando una macchina che è parte integrante della cultura automobilistica americana. Sentila qua a destra, a sinistra, io, come ti sembra? Esatto, bella. Io amo, apprezzo molto questo salto di qualità. Continua a non piacermi tantissimo. Cosa? La macchina in sé? Sì, dal punto di vista della dinamica. Il concetto di questo tipo di automobile? No. Ok. Dal punto di vista, allora, dinamico. Allora, il concetto è che questa macchina, torniamo a ripetere,
malgrado tutte le evoluzioni di questa generazione, è una macchina da highway americana, da autostrada. Sei venuto in Europa? Lo sai che in Europa c'è un'altra cultura, lo sai che in Europa ci sono altre strade, e quindi tu lo devi sapere. Che attenzione, che qui ti metti al limite. Questa è una bellissima sensazione, considerando che stiamo parlando di una vettura di 4,80 m e 1800 kg circa di peso, e soprattutto stiamo parlando di un V8 americano. Inserimento in curva abbastanza preciso, mi rendo conto però che se poco poco forzo il ritmo incomincio ad avere poca informazione dal punto di vista dei trasferimenti di carico, cioè non riesco a comprendere bene i pesi dove si trovino. Che belli però che sono i freni, guarda, qui torno a ripeterlo, su questa macchina a te non piace che attacca, no, così in fretta? Io ho bisogno di modulare. Allora, modulare. Io freno molto spesso, non su queste strade, sono troppo sincopate, ma io sulle strade un po' più che respirano di più, ma su questo tipo di layout, quindi allunghi, frenate eccetera, io freno anche avendo poi una coppia così ampia, freno col sinistro. Infatti adesso freno pure io col sinistro. Però se freni col sinistro e non hai un po' di spazio per modulare la frenata, diventa un po' più critico. Perché se tu vedi, dai più forza col sinistro. Non è solo, no, perché se sei abituato moduli. Sto frenando col sinistro, eh? No, sì, no, frena col sinistro, però non è poco modulabile, perché morde subito. Morde subito, però a me piace. Sì, certo. Però tu lavori con un po' più, se fosse un po' più modulabile, tu lavoreresti con le masse attraverso il freno. Cioè, è una trazione posteriore questo. Quindi io entro più forte, freno col sinistro, carico davanti, ok? E do gas prima, perché okay, c'ho il peso davanti che mi consente di girare e di diminuire o di annullare il sottosterzo. Ma se io c'ho che come tocco il freno, pinzo, la macchina blocca, sì, è figo, ma se guidassi on off, ma io non guido on off. Quindi voglio un freno più modulabile. Ok, no, io invece vorrei esattamente questo sul delay, perché sì. Ho bisogno di un po' di tempo per capirlo del tutto, ma già parliamo bene la stessa lingua. Ford è uno dei costruttori che ha una visione probabilmente tra le più ampie in assoluto, perché BMW vende in America, Audi vende in America, ma non vende una macchina per la cultura americana, vende una macchina per disegnata, progettata, pensata secondo la cultura europea, che poi ha conquistato e ha fatto breccia, ma ha fatto breccia anche per lo status. Ford è un costruttore che costruisce, che ha progettato vetture sportive per la cultura americana, per la cultura europea, fatto di, ovviamente, di cultori, di gente che è in grado di comprendere e discernere qual è la macchina bella da quella sbagliata, perché viene da un certo tipo di cultura, e quindi si è avvicinata, ha occhieggiato l'automobilista di auto sportive europee. Quindi, voglio dire, questa macchina incomincia ad tra avere un senso. Tra le Ford moderne questa ha un senso? Sì, tu ha la, un senso. La compreresti tu? No. Non la comprerei, perché sono assolutamente allineato come gusti a te, perché come ti ricordi quando abbiamo detto, la funzione va benissimo, ma la forma vuole, cioè vuole anche il suo bella spazio. Bella che balla. Bella oppure che balla. Meglio che balla, anche se non è bella. Ok, perfetto. Allora è meglio, certo. Però poi l'occhio vuole la sua parte. L'occhio vuole sempre la sua parte, quindi io non me la comprerei. Chi ama Mustang, chi ama Ford, deve comprare questo modello, perché hanno fatto uno step in avanti. La trovo comodissima in autostrada, le sedute ci sei sopra, sono delle poltrone, la macchina suona bene, frena bene, gira bene. Poi ti posso dire una cosa, ci sono alcuni dettagli, come per esempio l'aria d'ingresso che sta a 55 gradi, questa è la prima volta che lo vedo, la testa dei cilindri a 105 gradi, il rapporto stechiometrico, l'aspirazione, cioè ci sono dire, tanti parametri, ti dà della roba pazzesca. Got my cup of coffee and I sat there for a while. I won't watch the news today, it always brings me down.
Vale, allora sta macchina la vogliamo vendere? Ci proviamo. Oggi intanto l'abbiamo provata. Trattata ci benissimo. Ci siamo un po' divertiti. Con i guanti. Quanti chilometri? 18.000. 18.000 chilometri. Macchina 2021, macchinetta... Andato. Ideale per divertirsi. No, quello non ci fa caso perché è pericoloso. Al di là di questo, se aiutiamo questo ragazzo giovanissimo a vendere auto, poi lui ne compra altre e ve le mando sul canale. Esatto! Quindi seguiamolo, profilo Instagram Garage86. Io l'ho già detto nel video, non la comprerei, ma perché non è il mio stile. Però la macchina è veramente strepitosa e rispetto alla vecchia generazione questa ha fatto un salto di qualità. È un'altra macchina proprio. Se state vedendo questo video, molto probabilmente amate le auto americane. Come sapete, non tutte le auto americane vengono importate direttamente dalla casa madre in Europa, soprattutto con le motorizzazioni interessanti, cioè il V8, quello che piace tanto a noi e che suona bene. Quindi esistono importatori che importano in Europa vetture nuove e usate. Se fate attenzione, ci sono molti casi di vetture che subiscono incidenti gravi negli Stati Uniti, tanto da venire classificate come total loss. Che vuol dire total loss? Danno totale. Negli Stati Uniti un'auto classificata come total loss non può più circolare. Quindi che succede? Che vengono vendute all'asta, importate in Europa, distrutte e poi vengono riparate e vendute. I concessionari importatori lo sanno di questo giro, quindi ovviamente cosa fanno? Si fanno fare un Carfax prima di andare a spendere i soldi. Cosa che ha fatto esattamente anche Valerio, che è il venditore di questa macchina. Apro e chiudo parentesi, di questa macchina abbiamo già fatto fare un controllo con Carfax e risulta tutto perfetto. È una macchina quasi nuova, come puoi ben vedere, 18.000 km. Insomma, Valerio anche si è premurato di far fare un controllo con Carfax. Possiamo farlo anche noi se siamo amanti delle vetture americane, cioè noi privati possiamo farci fare un controllo con Carfax, proprio come fanno i rivenditori. Come dico sempre, non tutto viene segnalato a Carfax, ma la copertura è molto elevata negli Stati Uniti e prima di andare a vederla, provarla con un meccanico, fate fare sempre un controllo con Carfax. Bene, torniamo a bordo così vediamo come funziona anche dentro questa macchina, quali sono le sue caratteristiche e ne ha un bel po'. È una macchina che attira tanti sguardi. Uno dei pacchetti più interessanti che monta questa vettura è il pacchetto Recaro. Cerchio in lega forgiato, lo spoiler posteriore e per tutti i giorni ha un impianto audio della Bang & Olufsen. Di default queste auto montano schermo touchscreen dove è racchiusa tutta la parte multimediale, dall'audio con la radio DAB, il climatizzatore, il sistema di navigazione e naturalmente viva voce Bluetooth e quant'altro. Abbiamo l'impianto di aria condizionata che è un bizona, quindi si può gestire il caldo e il freddo tra il guidatore e il passeggero con le varie modalità di funzionamento. La parte sotto per i guidatori abbiamo le modalità di guida. Sullo schermo appaiono le varie modalità di guida. Con il selettore vai nello Sport Plus, abbiamo circuito. Modalità circuito, ti cambia anche tutta la parte del contagiri. Abbiamo modalità drag strip, modalità neve normale e questa è l'ultima, che è l'impostazione, chiamiamola individual, dove decidi tu che tipo di mappa ha il motore, lo sterzo, l'impianto di scarico e la durezza dello sterzo. Molto bella, perché poi stavo vedendo la possibilità di scendere nel dettaglio per quanto riguarda la regolazione fine di alcuni delle impostazioni canali personalizzate. Esatto, ci sono delle simpatica è quella appunto. La modalità di scarico? Sì, la modalità di scarico, che anche se vuoi stare con magari con la mappa più soft, però decidi di avere lo scarico aperto. Lo scarico aperto. E viceversa, vuoi correre ma vuoi avere una modalità silenziosa, abbassi. Poi c'hai l'accelerazione, puoi fare le modalità prestazioni freno. Sì. 100, vedi, puoi fare le prove, sì. da 100 a 0 a 200 a 0, sì, e poi e vedi i risultati. E ti mostra il risultato, sì. Tempo, blocco ruotantino, tempo sul giro, circuito 1, circuito 2. Sì, puoi memorizzare il tempo sul giro. In modalità normale, con il cambio in drive, la macchina sta sempre a 1000-1200 giri, è una macchina quasi comoda. Certo. Quasi una macchina autostradale da grandi viaggi. Il V8 è uno spettacolo, suona da Dio, tira. Tiene la strada, l'assetto è ottimo, i freni sono paurosi, secondo me Marco li ha apprezzati leggermente meno, però nel complesso è una macchina che ci è piaciuta, si guida bene, è composta, è divertente. Difetti? Difetti no, è solo quando
ti approssimi un po' a forzare il ritmo e quindi un po' al limite, la macchina si amalgama tutto, quindi non riesce a comprendere i vari comparti come si stanno comportando e quindi ti confonde un po' le idee. Non riesce a capire bene i pesi dove stanno, i pesi, come si muovono, perché c'ha questo comportamento, è come se il telaio andasse un po' in confusione. Però ripeto, la stiamo provando sulle strade più demanding da questo punto di vista, non adatte per lei, non adatte per lei. Oh ragazzi, allora via qua tu. Ui, allora, so qua. Mi fai provare l'ST più pistolata del vecchio video? Sì. Oh, ragazzi, pistolata e più equilibrata, questa è la cosa che ci tengo da dire. Dal nord, dal sud. Dal nord, dal sud. Dalla Sicilia, dalla Sardegna, vi vogliamo bene. Il centro non esiste, hai ragione. Perché? Perché mi devi cambiare le cose mie da 4 anni? È sbagliato. Dal nord, dal sud, dal nord, dal nord, sud. Le isole. Dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, tu devi dire... Sì. Vi vogliamo bene. Iscrivetevi al canale. Tranne quelli del centro che non ci sono stati chiamati. Ci stanno. Ma sono compresi nel nord e sud, capi, nel tragitto. Dal nord dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, vi vogliamo bene, iscrivetevi al canale. Vai. E buonanotte. Oh. Dal nord al sud. Al sud. Allora...